Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Lo stop alla somministrazione delle dosi AstraZeneca ha inevitabilmente rallentato la campagna vaccinale nel Piceno. L'ASUR sta provvedendo a contattare tutti coloro che hanno effettuato la prenotazione e che si sarebbero dovuti sottoporre alla prima dose del siero, per disdire l'appuntamento. Non appena l'AIFA si pronuncerà sull'utilizzo del vaccino, saranno rese note le modalità per effettuare nuovamente la prenotazione. Resta invece confermato l'appuntamento per tutti coloro che devono ricevere la seconda dose di Pfizer o Moderna e che pertanto possono regolarmente presentarsi alla palestra di Monticelli e al palazzetto dello sport di San Benedetto per completare la loro vaccinazione. Una sospensione che arriva in un momento delicato con gli ospedali sotto pressione a seguito della terza ondata di contagi. È il direttore generale dell'Area Vasta 5, Cesare Milani, a fare il punto sulla situazione. La situazione dei vaccini, noi da ieri abbiamo richiamato tutte le persone che erano prenotate per la prima dose per oggi, domani, e quindi abbiamo disdetto questa prenotazione. E invece per quanto riguarda la seconda dose siamo coperti e quindi sono arrivate ieri per le seconde dosi per la prossima settimana. Purtroppo questa situazione è arrivata in un momento in cui anche il picco delle persone che stavano ricoverate stiamo raggiungendo proprio il massimo, quindi siamo abbastanza preoccupati. E ancora dobbiamo aspettare sicuramente giovedì la riunione dell'EMA per sapere un attimo quale sarà la sorte dell'AstraZeneca. Quindi dovremmo un attimo, dopo giovedì saremo in grado di dire quello che possiamo fare.